Ciao a tutti, il trucco di oggi è verde oro, vi faccio vedere subito i colori che uso. Il colore verde è questo qua, quindi è un verde abbastanza chiaro. E poi di color oro ne uso due. Il primo è quello dell'altro tutorial della Kiko, sempre oro molto brillantinato, che lo userò con l'acqua questa volta. E invece il secondo è sempre della Kiko, che è un ombretto in crema, sempre color oro. Ed è più perlato che brillantinato. Inizio subito. Inizio con una base bianca. Spargo bene. E metto subito, prendo il mio pennellino sottile, inizio subito prendendo il color oro della Kiko, bagnandolo nell'acqua. E lo metto nella prima parte dell'occhio. Dall'altra. L'ho bagnato nell'acqua in modo che i brillantini non cadano sotto, così rimane un pochino più compatto. Ok, così, poi prendo il colore verde e lo metto nella seconda parte, proprio dall'attaccatura. Così. E lo sfumo. Facendo appunto un movimento circolare. Poi lo metto dall'altra parte. Così. E ok, poi prendo il colore in crema, l'ombretto in crema della Kiko. E poi prendo un pennellino sottile sottile, molto fine, non so se riuscite a vedere, e ne prendo un po' di prodotto e lo metto sopra l'oro. Così che si veda di più e non sia troppo brillantinato. È più luminoso. Lo sfumo anche questo. Così. E poi prendo una matita verde. E la metto sopra. Così. Faccio
sono anche un pochino la virgoletta sopra. Giusto appunto piccola. Per invece la matita di sopra, se ce l'avete, una matita marron, altrimenti sempre una matita verde. Io ho questa della Pupa, che è proprio verde verde, verde molto molto chiaro, infatti non si vede neanche tanto ed è anche un pochino luminosa. Si vede. Allora, invece sopra qua metto un colore più chiaro sul... Io sto mettendo questo qua, che è un colore molto chiaro, diciamo sul rosa che si avvicina al panna. Poi il mascara, giusto poco poco. Così. E poi il blush. Allora, il blush sto usando questo qui. Così. E invece per le labbra, un gloss diciamo sul rosa, tendente al rosso. Così. Avete visto che il trucco è abbastanza semplice? Non è difficile da fare assolutamente, è un trucco molto luminoso per la sera soprattutto, e spero vi sia piaciuto. I prossimi trucchi che farò sicuramente saranno anche più diciamo da usare per la mattina invece che per la sera, perché questo è più diciamo per la notte, per le serate. Allora, alla prossima, un bacio a tutti, ciao!